sta per iniziare e va ora in onda la sesta puntata della diretta web radiofonica con Gianluca e Saiuz, qui su Saiuz Web Radio, radio.it, con i De Stasi, ospiti della trasmissione, oggi lunedì 5 marzo 2012 alle ore 22. Questa serata e questa trasmissione la vorremmo dedicare ad un grande amico e poeta che sarebbe il grande cantautore Lucio Dalla. Bene, cari amici, ben sintonizzati sulle web radiofrequenze www.sizewebradio.it. Chi vi sta parlando è il vostro caro Gianluca. Siete in diretta web radiofonica. Sono le 22.01 in questo momento, in questo istante, cari amici web radio ascoltatori. E naturalmente sottinteso, come mi piace sempre dire ogni volta, carissime amiche web radio ascoltatrici. E la cosa va da sé, si intende in senso generale. Vi diamo quindi un caloroso benvenuti qui per questa nostra sesta puntata in diretta. Grandioso evento, finalmente il tanto atteso evento è arrivato, il momento storico. Avremo finalmente questa sera il nostro primo gruppo ospite della trasmissione qui rigorosamente in diretta come ogni lunedì sera su Saiuz Web Radio. Quindi carissime amiche e carissimi amici, non perdetevi questo atteso momento, perché avremo i De Stasi, un gruppo rock dalla provincia di Treviso che fa musica propria cantata in italiano, che si racconterà, sentiremo la loro storia, ma soprattutto ascolteremo anche dei loro brani. Quindi, come vedete, quello che abbiamo annunciato anche nelle precedenti puntate sta avvenendo pian piano. Quindi loro saranno il nostro primo gruppo che farà un po' da apripista. Naturalmente nessun conflitto di interesse, ci mancherebbe altro, anzi grazie al grande Saiuz che ci dà la possibilità di appunto dare a tutti lo spazio qui in web radio, nella Saiuz Web Radio e non solo, anche nella Saiuz Web TV, di dare voce alle proprie, diciamo così, iniziative, eventi, avvenimenti e attività che naturalmente portano avanti. Bene, vi dicevo allora un caloroso, mi sto impaparando perché tra la febbre, il mal di gola e tutto il malessere che ho, vi ringrazio per ascoltarmi, porterete un po' di pazienza questa sera perché non sono in gran forma, però tanto la parola la cederò tra una quindicina di minuti, forse, conoscendomi, ai miei cari amici De Stasi, con cui peraltro appunto stavo dicendo suono la batteria con loro, quindi è un piacere averli qui, fanno un po' da cavia, ma non solo, dai, sto scherzando. Bene, abbiamo Saiuz anche dall'altra parte che tra poco vi presento e qui passo la parola. Semplicemente due o tre cosette da dire all'inizio di questa immensa puntata, avremo un sacco di tempo ma non lo vorrò bruciare per le solite cose. Vi ricordo appunto gli altri appuntamenti qui sulla Saiuz Web Radio, che sono con la mia trasmissione, rubrica, appuntamento insomma quotidiano, che è The Rock Band History, in cui parleremo appunto della storia di alcune rock band che hanno fatto grande il rock negli anni e calcando tutti i palcoscenici del mondo. E poi due chiacchiere con Saiuz, sempre qui sulla www.saiuzwebradio.it, nonché anche la rubrica del Riccio Incazzato, che è una rubrica editoriale, quindi da leggere sul sito. Vi esorto come al solito ad andare nel nostro blog, che è il www.saiuzwebradio.net. mi raccomando, veniteci subito a trovare anche adesso, sbrigatevi, dai, diteli agli amici, ditelo a chiunque, a parenti, a conoscenti, a chiunque, che vengano subito, c'è ancora tempo per un'oretta e mezza, ancora fino alle 11:30 ce la faremo, perché poi noi siamo molto chiacchieroni, almeno io. E quindi vi esorto ad andare subito nel sito e soprattutto blog, quest'ultimo che ho detto, www.saiuzwebradio.net, perché è importantissimo, in quanto, come mi piace sempre dire, è il nostro, diciamo così, mezzo di comunicazione bilaterale, cioè non solo voi ascoltate noi, ma noi avremmo l'immenso piacere di ascoltare anche voi, cioè semplicemente scrivendoci, anche dando un piccolo feedback senza dover scrivere chissà cosa, un post che capisco che a volte può essere antipatico, perché lo sappiamo, meno clicchiamo e meno scriviamo e più contenti siamo. Quindi benvenuti allora questa sera a, provvisoriamente, i due compari MM, ovvero
Il verbo prenderà vita nelle nostre cavità orali con Gianluca, il sottoscritto e il grande e mitico Saiuz, che tra poco darà voce alla sua cavità orale col verbo. Ci dispiace davvero tantissimo che, come avevamo detto in precedenza, non possiamo ancora farvi intervenire con le vostre belle vocine, anche per fare domande eventualmente ed estasi e tutto, ma provvederemo a questo inconveniente tecnico a breve. Ed infine ci trovate, ve lo ricordo sempre, in Facebook. Ormai Facebook l'avete un po' tutto, quindi mi raccomando, in Facebook ci trovate con il nome Saiuz Web Radio, quindi Saiuz staccato Web Radio. In ogni caso, appena cliccate e scrivete Saiuz come ricerca, ci trovate subito con il nostro logo e compare la nostra pagina Facebook. Ed anche lì è importantissimo, perché anche in Facebook potrete ascoltare la web radio, quindi non c'è bisogno di andare per forza nei siti web oppure nel nostro blog, per carità, meglio ancora. Però se andate in Facebook ci ascoltate anche lì, cliccando quando trovate appunto il player o comunque il link che vi fa, diciamo così, ascoltare, quindi ascolta, listen la radio, potrete ascoltarla in diretta e chiaramente scriverci, anzi è anche più immediato Facebook rispetto a tanti altri mezzi, per cui noi siamo anche lì in questo momento che vi controlliamo. Sono le 22.06, sono passati 6 minuti da questo inizio. Vi ricordo quindi Facebook, YouTube con il nome sempre di Saiuz Radio, e Twitter, ci seguite anche con Twitter con Saiuz, diciamo chiocciola @Saiuz come username, e ci trovate anche lì. Bene, iniziamo subito allora con le presentazioni. Io appunto sono sempre il vostro caro Gianluca, magari qualcuno di voi appunto avrà già avuto modo di sentirmi e di conoscermi in queste settimane, e vi ringrazio per essere all'ascolto di Saiuz Web Radio e delle nostre rubriche. Faccio un saluto a tutti gli amici, a tutti i cari amici che sono un po' sparsi in tutta Italia e che magari mi conoscono, e ringrazio appunto tutti quelli che ci stanno diciamo così scrivendo. Scriveteci subito, non so se mi state sentendo, perché qui mi arrivano messaggi che qualcuno mi dice che non mi sentono più. Come mai? Cos'è successo? Grande Saiuz, diamo voce a Saiuz o non diamo voce a Saiuz? Sì, do voce a me stesso. Bene, dicevo, ringrazio tutti gli amici che mi conoscono, parto sempre dalla lontana Sicilia, un saluto a voi lì, cosa si dice? Facciamo le mani a tutte quante, risaliamo per la Calabria, i cari amici della Puglia, tutta Italia, fino a venire su attraversando Lazio, Marche, Abruzzo, veniamo su dall'Emilia, Bologna, tutti gli amici che stanno lì, fin qui e nel Veneto dove siamo noi. Naturalmente tanti mi chiedono, ma dove trasmetto, cosa fa? Cioè, ognuno è a casa sua, ragazzi, qui non è che abbiamo uno studio chissà cosa, e questa è anche la bellezza e facilità di essere sul web, perché naturalmente noi possiamo trasmettere dalle nostre postazioni di casa. Bene, mi sono dilungato, vi ringrazio, saluto anche tutti gli amici all'estero, ringrazio che siete stati molto numerosi anche la volta scorsa, dopo vi daremo anche i dati degli accessi, e avete superato il migliaio, 1300, vi ringraziamo, anche se restate un minuto, due, tre, dieci, vi ringraziamo per essere con noi, quindi seguiteci. Un caro saluto a tutti i connazionali quindi che sono all'estero, un abbraccio a tutti voi, siamo veramente onorati ed orgogliosi di avervi qui, se ci state ascoltando appunto da tutta Europa, America e quant'altro. And so, thank you very much for coming here on www.saiuzwebradio.it, that is our website that you can write out in our blog, that is www.saiuzwebradio. Ho abbaiato come piace a Rosario. Saiuz, tocca a te, quindi vi presento l'inesorabile, l'impareggiabile, l'incommisurabile, l'inesauribile, colui che fu il creatore, l'ideatore, nonché il titolare della Saiuz Web Radio, il grande, mitico Saiuz! Cioè, vai, Saiuz! Cioè, per caso sei uscito pazzo? È l'effetto della tachipirina, cioè stava a sbagliare, cioè. Ragazzi, Gianluca non sta bene, gli è preso proprio alla testa sta influenza, che cos'è, non ho capito bene, ma come al solito, carissimi amici, anche se siete vicini o lontani, comunque con internet siete tutti vicini che ci state ascoltando. Bene, io mi domando una cosa, come al solito Gianluca passa sempre, dopo aver fatto una lunga chiacchierata col suo modo di fare, col modo esultante, tra virgolette, mi passa la palla e devo fare io delle presentazioni, che non so buono fare queste cose. Se mi dici presenta tu, fai tu, ma cioè
Gianluca, sai come sono? Sono un tipo calmo, tranquillo, non sono uno speaker radiofonico io. Quindi non ho quell'atteggiamento giusto per presentare. Anche perché mi piacerebbe di presentare questo gruppo proprio in modo adeguato. Ho ascoltato i loro pezzi che, come ho già detto, ti ho già detto Gianluca, mi sono molto piaciuti. Ci sono anche due brani fondamentali che mi piacciono, che poi dirò. Comunque questa sera, in questa trasmissione, questa sesta, Gianluca, la sesta questa che ho perso il conto? Questa è la sesta. Io volevo intanto salutare Andrea che mi sta scrivendo qui su Facebook, lo ringrazio anche per i consigli tecnici perché mi sta dicendo, lo dico subito anche se non è carino, che io ho un ritorno al microfono, cioè le parole si sentono un po' in ritardo, almeno così pare che si sente da lui. Poi non so, perché io ho le cuffie, comunque non dovrei avere ritorni di alcun genere da casse o altro, magari se voi ragazzi sapete qualcosa o quant'altro, fatemi sapere. Grazie. Gianluca ritorna come il vendicatore folle. Ritorna per disturbarvi il vostro udito, sì, per ucciderlo. Vai Saius, mettici un po' di grinta. No, ma non è quello, è che volevo presentare questo gruppo veramente come si deve. Comunque in questa sesta puntata appunto è il primo gruppo che presentiamo e quindi siamo molto contenti per questo. Il gruppo è il gruppo dei De Stasi, ricordatevi questo nome perché dopo che avremo ascoltato i loro brani sicuramente vorrete richiederci qualche cosa in più. Questo gruppo lo conosce bene Gianluca perché Gianluca mi sembra suona la batteria con questo, vero Gianluca? Sì, io suono la batteria, come appunto dicevo prima, non è un conflitto di interessi, ci mancherebbe ragazzi. No, nessun conflitto di interessi. No, nel senso che con molta umiltà e onestà dico che ringraziamo ancora una volta Saius per darci questa occasione. Adesso lasciamo la parola ad Estasi, veramente, prima che tutti ci scappino a nanna e non solo. Ed è anche per farvi, per la dimostrazione pratica proprio, per farvi vedere come abbiamo detto in queste ultime settimane, Saius, il grande Saius, dà veramente la possibilità a tutti di utilizzare i propri spazi per quanto riguarda appunto la Saius Web Radio, nonché la Saius Web TV, ricordiamoci, quindi anche i siti relativi a Saius Web Radio e Saius Web TV. Il che cosa vuol dire? Implica che se voi avete, non so, fate parte appunto di una rock band, di un gruppo, o avete piacere che qualche gruppo venga appunto segnalato o in trasmissione qui in diretta, questa che appunto diventerà un appuntamento fisso, perlomeno Saius ci sarà sempre in futuro ogni lunedì. Ogni presente. Appunto, Saius. Io finché duro verrò e finché se sapete che con la salute qua, vabbè, a parte gli scherzi e le autoironie battute, quindi se avete appunto un gruppo, una band, non solo musicale, quindi anche associazioni culturali di qualsiasi genere, circoli culturali, come già dicevo anche nella mia trasmissione The Rock Band History, che potrete anche ascoltare dopo questa trasmissione a mezzanotte nelle varie fasce in cui va in onda. Chiedo scusa per come è venuta questa settimana, ma col mal di gola alla febbre, ieri l'abbiamo registrata come è venuta e quindi è un po' sottotono, però l'importante è parlare delle Zeppelin, del gruppo in questione per queste settimane. Per cui se avete tutto quello che può riguardare una qualsiasi attività culturale, quindi poeti, scrittori, scultori, pittori, fotografi, quindi anche mostre di pittura, di fotografia, quant'altro, e volete sponsorizzare, pubblicizzare, divulgare, portare a conoscenza a tutti delle vostre iniziative anche tramite questi canali e via internet, Saius vi dà la possibilità di farlo. Contattatelo, contattateci naturalmente, e naturalmente anche per quanto riguarda la mia trasmissione The Rock Band History, se avete una band, una rock band locale, quindi anche sconosciuta alle masse, per canali tradizionali commerciali, che Saius poi vi spiegherà anche come fare per venire da noi, potremo anche parlare della vostra band in una puntata di una serie parallela di The Rock Band History. Quindi vedete che le cose sono tante. Se avete anche dei filmati, delle foto da mandare sul sito, dei filmati, delle riprese, audio, registrazioni video, qualsiasi cosa, o dirette da fare di qualsiasi genere, lo potete fare, basta contattarci, avete appunto praticamente il sito, il sito, che il blog soprattutto, e poi adesso le varie email
che naturalmente Saius stesso vi consiglierà e vi dirà poi nello specifico per cosa fare. Bene, io direi che Saius, è ora di presentare i Destasi, perché sono le 22:14, come al solito mi sono dilungato in chiacchiere naturalmente obbligatorie anche per chi è la prima volta che ci viene a sentire, per capire un attimo cosa facciamo. Di solito noi solitamente promuoviamo già di nostro degli artisti che traiamo dal sito www.giamendo.com, artisti che appunto danno la loro opera, le loro opere e musica disponibili, basta appunto citarli come abbiamo fatto, volentieri ne abbiamo parlato nelle scorse puntate, artisti da tutto il mondo, ma questa volta finalmente abbiamo un gruppo vero e proprio. Bene, finalmente proprio Gianluca. Bene, finalmente vai, abbiamo Saius, questo gruppo. Ti lascio la parola. No, lasci la parola. Io direi invece a questo punto di dire che di dare la parola ai Destasi, questo gruppo che è presente con noi questa sera in diretta e che è un gruppo italiano, soprattutto per chi abita nella provincia di Treviso, loro sono della provincia di Treviso, poi ci diranno bene dove. Bene ragazzi, io vi lascio la palla come dico sempre e ditemi qualche cosa, diamo la parola ai Destasi, dai. Ciao Destasi, ciao ragazzi. Ciao Gianluca, ciao a tutti. Grazie intanto, vi vogliamo ringraziare davvero tantissimo per l'opportunità che ci date di andare in diretta su Science Web Radio. E grazie a tutti i ragazzi, sicuramente gli amici che sono all'ascolto e passeranno un'oretta con noi. Molto bene, questo era Manuel, il cantante dei Destasi. Ciao Manu. Ciao Manu. Ciao Gian. Come andiamo? Ciao, che noi qua ci siamo beccati. Esatto. Un po' raffreddato, però bene, dai. È un'epidemia questa. Ma è stato lo sguasso che ci siamo beccati. È stato lo sguasso. Lo sguasso. No, qua ci becchiamo i virus informatici questa sera. Tra Saius. Dimmi tutto. Tra Saius? Io ci sono, dai. Allora. Stavo parlando Gianluca, sei interrotto? No, Gianluca non si è interrotto. Sì, mi sono interrotto perché... Dai, Gianluca. Sì, perché praticamente... disgraziati, perché mi scutti? No, abbiamo fatto un po', ci siamo riusciti, dai. Ci siamo riusciti a farlo impapinare. Ragazzi, io ho il letto qua a fianco. Ragazzi, io... Disgraziati. Allora, ci ho letto qua a fianco, ci sto un attimo a coricarmi tanto... No, invece mi sono un attimo distratto perché oltre al malessere vario c'ho anche il fatto di andare a controllare sul sito come vi si sente. Saius, mi sembra che te sbraghi il microfono, detta la veneta, un tu dico un siciliano va se no te scurano tutte cose in terra. Non stiamo mangiando. E quindi mi pare che un po' ti sbraghi, cioè nel senso vai un po' a sovraccaricare. Questo c'era mainstream però, C'era mainstream perché dovevamo dire questo dove c'era mainstream. Oppure volessimo un po' metano, a questo te scante te ne va a casa. Ah, ora, ora. Un saluto ai cari amici e parenti della Sicilia. allora sai se tu devi abbassare il volume, Dio Bonino, se tu vai in maremma e fa le castagne. Allora, quindi Saiuzzo, magari ti abbassi un po' i Destasi se possono avvicinarsi un po' di più perché li ho sentiti veramente bassi. Siamo tutti vicini. Siamo vicini. A tutti. Sì, esatto. Io e Manu ci siamo beccati il colera. Sì. Io naturalmente non vi sopravvivo. Va bene, quindi abbiamo Manuel. Che ha messo la mascherina. Quindi mi permetto in questa duplice veste di, naturalmente, vabbè, presentatore, co-conduttore di questa trasmissione, nonché anche batterista o colui che suona la batteria con i Destasi, di presentarveli. Quindi abbiamo Manuel, che è il cantante che avete appena sentito. Vai Manu. Sì, mo bene, sono il cantante di Destasi. Ciao a tutti. Deve fare il cretinazzo quando gli diciamo di parlare. Mo sì, mo dai. Poi abbiamo va bene Marco. Così, no? Esatto. Poi abbiamo Marco che è il chitarrista. Vai Marco. Ciao a tutti, buona serata a tutti. Grazie, adesso rimbocchiamo le coperte e andiamo a letto. E infine il gran bassista che a me piace tanto, lui lo sa, Piero. Vai Piero. Disgraziato, ti ho detto di non dire queste cose. E lo so, ma mi viene... Ma porca miseria, quando mi viene da qualche che ci facevo fare? Mi viene così dal cuore. Ma lo sapete che io adoro voi e mi piacete, adesso non facciamo più grande di quel che è, che dopo quando ascoltano le canzoni dici ma sti qua, oh. Va bene, esatto, va bene. Che senso? Va bene ragazzi, allora cosa volete fare? Io so già cosa vorremmo fare. Io direi di far sentire un primo brano, eh?
di ascoltare finalmente un pezzo di Stasi, della provincia di Treviso. Ciò. Sai cosa facciamo? Allora, ascolteremo in questo momento il primo pezzo, che è proprio un pezzo a livello proprio storico, nel senso che è ancora pre-Stasi, poi capirete perché appena vi racconteremo e vi leggerò la storia. È un pezzo che si intitola Strumentale, è un brano di 3 minuti, un brano appunto davvero storico, perché è proprio l'ideale come intro in tutti i sensi. E non fate battute disgraziate su quello che dico, perché so già che le vostre malizie con me non bastano, di introduzione, perché ben si presta non solo in questa sede appunto radiofonica, per cui anche se avete delle cose da fare è anche bello da usare, ma soprattutto ai concerti dal vivo, perché come pezzo iniziale, essendo appunto il titolo stesso strumentale, lui dice strumentale, va bene come apertura per inquadrare un po' il concerto, in cui strumentisti, musicisti e quindi gli Stasi ed eventuali fonici o quant'altro si possono ben assestare prima di iniziare il concerto. Bene, Saius, se sei pronto, io manderei Strumentale. Prontissimo, vai! I Stasi, e vi ricordo, aspetta Saius, il loro sito, meglio, la loro pagina Facebook, andate subito, andate a vederli, Stasi. E anche se cliccate in Google De Stasi è il primo nome che vi viene fuori, e quindi andate a cliccare, oppure in MySpace www.myspace, no, sbagliato, ve la dico dopo. E comunque, no, volevo dirvi, se vi piace dopo andate a mettere mi piace. Strumentale De Stasi. Bene, caro Gianluca, abbiamo appena ascoltato il primo brano dei De Stasi, sono le 22:23 in questo momento. E come al solito. Come al solito mi arrivi in ritardo. Fatto già tardi. Avevamo paura di fare tutto quello che dovevamo. Sì, questi erano appunto i De Stasi, la prima canzone, no, diciamo il primo brano che abbiamo ascoltato. E vi volevo esortare ad andare nella pagina di MySpace dei De Stasi, che è www.myspace.com/De_Stasi_, cioè www.myspace.com/, ovvero
bar all'incontrario De Stasi underscore, ovvero Linetta sottostante sottolineata o Linetta bassa, come si voglia underscore, dire. Bene, vi ricordo che state ascoltando Saius Web Radio e questa è la nostra diretta web radiofonica che facciamo ogni lunedì sera, giunti appunto, come vi abbiamo anche appena detto, alle 22:24, tra poco saranno 22:25. Vi ringraziamo per essere con noi, ci trovate in www.saiuswebradio.it e soprattutto, come dico sempre, nel blog www.saiuswebradio.net, in cui potrete sempre scriverci, oltre a Facebook con Saius Web Radio, il nostro nome della pagina Facebook, e mi raccomando scriveteci anche in diretta in questo momento. Io ringrazio tutti gli amici che sono all'ascolto, gli amici miei personalmente e non solo, ma anche gli amici dei De Stasi, li ringrazio anche in nome dei De Stasi che adesso diranno anche loro, e ringraziamo tutti coloro che sono appunto al nostro ascolto. E se vogliono naturalmente andare già nella pagina Facebook dei De Stasi, che appunto è De Stasi, la trovate subito, e vi piacciamo, naturalmente cliccate su mi piace, vi esortiamo a farlo naturalmente sempre con la libera diciamo così voglia di farlo o meno, insomma. C'è qualcuno che mi distrae qua, che è Manuel, dall'altro canto. Disgraziati maledetti. Bene, sì, dicevo, stasera tutto ce la mettiamo per metterti in difficoltà, perché Gianluca, poi quando uno sta male ha dei compagni di viaggio che dovrebbero stare, dice, ancora peggio, e quando vedi non spariamo ragazzi, sulla Croce Rossa, ragazzi, esatto. E questa è molto rossa. Bene, ho il piacere di raccontarvi leggendovi la storia dei De Stasi. Allora iniziamo quindi questa puntata, no, abbiamo già iniziata con la storia dei De Stasi dalle origini. Quindi i De Stasi nascono e risorgono, come mi piace sempre dire, che come appunto peraltro ho detto anche nella mia trasmissione The Rock Band History, quindi scusate la citazione e l'autopubblicità, parlando appunto dei Led Zeppelin, che appunto dicevo che sono nati dalla fine degli Yardbirds, quindi dalle ceneri risorgendo dagli Yardbirds. Però ovviamente qui non vogliamo affatto fare dei paragoni, ci mancherebbe, guardate, nessuna presunzione, anzi il paragone sarebbe proprio indegno e non reggerebbe. Quindi i De Stasi, riprendendo il discorso, nascono dalle ceneri di una precedente band che si chiamava Quebra Saudade, nome che in portoghese vuol dire spacca nostalgia, di cui per l'appunto facevano parte il cantante e chitarrista Manuel, che abbiamo sentito poco fa, il chitarrista solista Marco ed il bassista Piero dei De Stasi attuali. I Quebra avevano influenze principalmente rock progressive ed ebbero vita con diverse line-up, cioè vale a dire con diverse formazioni, in quella provincia trevigiana dal 1998 al 2003 circa, anno in cui poi il batterista decise di abbandonare quel gruppo della Castellana, Castellana che non è una dama o una cortigiana, ma appunto facente parte della zona di Castelfranco Veneto. Ecco, sì, dai, era una stupida battuta che ho inserito io, ma non mi è venuta bene. Cioè, vale a dire cittadina ad ovest della provincia di Treviso, perché i De Stasi sono appunto dalla provincia di Treviso, esattamente dalla zona di Castelfranco Veneto. Io non esatto, vabbè. Da qui ringrazio De Stasi che mi supportano scrivendomi delle cose dall'altro capo per distrarmi. Aspetta che c'ho una domanda io da farti, Gianluca. Aspetta. Da qui, diciamo, dopo l'abbandono appunto da parte del batterista nel 2003, dal 98 al 2003 di questo gruppo Quebra Saudade, da qui vennero 3 anni di limbo, in cui i 3 amici e reduci, appunto Emanuel, Marco e Piero, tentarono, viste anche le carenze di batteristi ed il protrarsi soprattutto a lungo nel tempo dell'assenza di un batterista come figura all'interno del gruppo stabile, di percorrere, riadattandosi e cercando quindi di rimanere un po' in vita e di vivere, l'esperienza unplugged, cioè l'esperienza dell'acustico, però con esiti molto spesso e talvolta poco entusiasmanti. Ma se mi permetti, questa volta la domanda te la devo fare, insomma. Certo, anzi, non a te, la voglio fare ai De Stasi. Certo, io parlo troppo. No, perché tu parli troppo, voglio far sentire i De Stasi, perché se no qui, come al solito, tu parli e poi non facciamo ascoltare i nostri ospiti. Allora, io volevo chiedere, allora, come vissero quel periodo? Cioè questo periodo, che è del primo momento loro. Guarda, ti rispondo io, sono Piero. Ciao Piero. Piero, come dice quel disgraziato di un mancuso. Non te lo dire, dici pure via dove sto, dici pure dove abito, che mi vengono a trovare. Allora sta a casa sua. L'unica volta che apre bocca dici pure una che sì, è un bel uomo, pubblicizziamo. E poi entro io.
Eccolo, un altro di meglio. Ti rivolgiamo la parola. Allora, ma ci lasci parlare, Gianluca? No, il prolisso. Seriamente, torniamo seri per un po'. Facciamo finta di essere quasi dei professionisti. Ma è stato all'inizio un bel periodo perché sempre suonare, sbattacchiare, batterie, volumi alti, chitarre distorte. C'è sempre quel gusto a fare, diciamo, di far casino quando suoni. E passare a uno stile che non ci apparteneva per il momento, mai provato. Ragazzi, proviamo, sia senza batterista, che si fa, o si molla e non si molla, o si fa l'unplugged. Proviamo con sta roba unplugged, sta acustica. È andata anche bene. È andata anche bene all'inizio. Abbiamo trovato un flauto traverso che salutiamo. Ciao Elena. Ciao Elena. Molto calorosamente. Piegato per la pazienza per aver suonato con noi. Però dopo un po' la faccenda si è diventata un po' stagnante, un po' pesantina. Ecco. Non era soddisfacente del tutto, insomma. E poi diciamola tutta. Questo parlo a nome mio. Ma vuoi mettere, alzare il volume, sentire la distorsione della chitarra che... Ricordo quei momenti in quando ogni tanto accendevamo come gli amplificatori per provare a vedere se funzionavano ancora e... coperti da ragnatele ormai. Era bellissimo sentire questo caldo, le valvole, sia nel senso di suono sia nel senso di temperatura, era molto bello. Ah, bei tempi. Bei tempi, bei tempi perché si era anche più giovani. Bei tempi perché si era più giovani, si era più incoscienti. Comunque abbiamo fatto qualche canzone acustica, siamo riusciti a farla, siamo riusciti a fare anche qualche concerto, ma non dava soddisfazione. Cioè, volevamo tornare più presto sui palchi con le chitarre distorte, con l'amplificazione. Capisco, cioè beh. Se quella è la vostra indole, non c'è niente da fare. Abbiamo un'indole un po' casinara, dai. Casinara, come si è d'accordo, come si è vinto finora? Il povero Gian fa le spese. Gian, ci sei! Oh, per una volta che sto zitto, approfittatene, scusate. Che caso. È strano sentirti star zitto, eh. Di esatto. Solito devo prenderti a schioppettate. Esatto, che il mio problema ma è che interrompo e parlo sempre sopra. Ma porca boia! Bene ragazzi, se io direi che visto l'orario sono le 22:32, quindi abbiamo fatto già una bella mezz'oretta, se non avreste altro da aggiungere, anche se io vi starei ad ascoltare ancora un po', direi di ascoltare una seconda canzone dei De Stasi. Sì, ascoltiamo. Non ci raccontate aneddoti? No, lo rifate dopo. Va bene, nessun aneddoto? Non raccontate nessun aneddoto? Ok, va bene. Allora ragazzi, va bene, dipende. Allora andiamo ad ascoltare un secondo brano che ci hanno portato i De Stasi da, appunto, ad ascoltare questa sera. Questo è un brano, appunto, a parte il precedente, cantato. Brano risalente a quel periodo, sempre nato e cresciuto in grembo con i Quebra Saudad. Naturalmente tutti questi brani, anche questi storici, vecchi, e questo è del vecchio periodo. Poi sentiremo il passaggio che faranno i De Stasi con il prossimo brano e capirete mentre raccontiamo la storia del cambio anche di così stile un po' più determinato e basta scrivervi un po' più quello che è, e naturalmente capiremo tutto quanto. Ascoltiamo Altra età dei De Stasi, naturalmente suonata dagli attuali De Stasi. Vai Sayuz con Altra età. Thank you.
Bene, cari amici, siete sempre all'ascolto di Saius Web Radio. Ci trovate in www.saiuswebradio.it, che è il nostro sito, oppure in www.saiuswebradio.net, che è il nostro blog, dove vi esorto sempre ad andare a scriverci in diretta web radiofonica. Adesso sono le 22:37 in questo momento, in questo istante, qui da noi. Almeno, ovviamente, arriverà un po' in ritardo di qualche secondo lì sul nostro sito. Inoltre ci trovate in Facebook nella nostra pagina Saius Web Radio, e andate in Facebook facilmente, potrete anche ascoltare la radio lì e scriveteci in diretta in questo momento anche in Facebook, che vi seguiamo anche là naturalmente. Ed infine vi esortiamo ad andare a visitare la pagina del gruppo che abbiamo questa sera qui ospite, il nostro primo gruppo che inaugura, speriamo, questa stagione fortunata anche di altre presenze nelle prossime settimane, che sono i De Stasi, gruppo rock che fa musica propria cantata in italiano, come abbiamo peraltro potuto sentire in questo secondo brano che abbiamo mandato all'ascolto. Gruppo dalla provincia di Treviso, in cui, vabbè, io personalmente suono la batteria con loro, e li ringrazio di essere qui ospiti e ringraziamo Saius per darci questa possibilità che dà veramente a tutti. Vi ricordo che quindi, oltre agli spazi che potete utilizzare qui sulla Saius Web Radio, che ho già detto prima, naturalmente do un saluto a tutti coloro che sono ancora collegati o a coloro che si stanno collegando in questo momento, quindi dicevo, se fate parte di band, gruppi, associazioni culturali, di poeti, scrittori, lettori di lettura, compagnie teatrali, e volete divulgare le vostre attività, iniziative, comunque eventi, potete appunto contattarci. Ora Saius ci ricorderà anche le varie email, oltre che al blog, che è importante, e nel sito dove trovate anche un format da poter compilare ed inviare le vostre eventuali richieste e collaborazioni. Naturalmente, come noi facciamo pubblicità a voi, è naturalmente del tutto gratuito, vi chiediamo, ed è la cosa va da sé, nel senso buono dell'accezione, che anche voi divulgiate un po' la Saius Web Radio, visto che dà la possibilità tutti di esprimersi. Vi ricordo, cosa assai importante, che a volte ci si dimentica, anzi nelle precedenti puntate non l'abbiamo quasi mai detto, lo sto cominciando a dire io in questa mia The Rock Band History, che potrete ascoltare, trasmissione che parla della storia delle rock band che hanno fatto grande rock negli anni. Ogni giorno a mezzanotte, alle 6 del mattino, alle 12 e alle 18, che Saius Web Radio ha anche un canale Classic. Sì, esiste anche Saius Web Radio Classico. Praticamente è praticamente un canale che trovate sempre nel sito, cliccando, poi andate giù, vedete i vari player, quando smanetterete nei vari siti poi vedrete, e con i vari player appunto cliccate sul classico e potrete ascoltare musica, diciamo, classica, nel senso non solo classica e sinfonica nel senso di genere, ma anche e soprattutto soft music, che vi può dare anche un po' di così atmosfera. Quindi se avete anche dei locali, quindi avete magari un circolo, un'attività commerciale, e volete mandare la Saius Web Radio in filodiffusione, ad esempio, per i vostri appunto locali dove avete le vostre attività, anche tipo se avete, non so, una biblioteca o delle stanze da lettura, o anche da un locale dove degustare anche tè o quant'altro, e volete appunto un coffee break e volete mandare la Saius Web Radio in sottofondo, lo potete fare contattando Saius Web Radio e mandando il canale Classic. Musica ininterrottamente, senza interruzioni appunto pubblicitarie o di quant'altro, che va 24 ore su 24. Quindi vedete che Saius Web Radio dà veramente tutto quello che abbiamo a disposizione a tutti, senza limiti di spazio, idee, posizioni e quant'altro. Bene, riprendiamo con i De Stasi, il gruppo che abbiamo qui ospite con noi. Direi di andare avanti con la storia dei De Stasi. Diciamo che eravamo rimasti che De Stasi appunto provengono dai Kebra. Dopo lo scioglimento dei Kebra dal 2003, ci fu un periodo un po' così di appunto momento di sbandamento, cioè tentarono un po' la via dell'acustico senza talvolta dei risultati entusiasmanti. Dal 2003 al 2007 poi i vecchi Kebra praticamente non sussistevano più, ma i De Stasi erano già nei cuori e nei pensieri e nelle speranze dei tre amici, appunto Manuel il cantante, Marco il chitarrista solista e Piero il bassista, senza sapere che dopo un buon periodo di agonia e di tremuto anche tracollo, diciamo, e quelle speranze che ormai da tempo aleggiavano nell'aria e che ormai si erano sopite dissolvendosi, sarebbero ben presto diventate realtà.
Ed ecco che in quel gelido 2007, a cavallo di un freddo vento di una sera tra l'inverno e la primavera di quell'anno, appunto del 2007, ci fu il fortunoso, anzi il fortunale, visto che c'era vento, come qualcuno suggerisce dei destasi, il fortunoso incontro ed arrivo di Gianluca, e sottoscritto poi, all'interno del gruppo, nominativo tra l'altro dato al cantante Manuel tramite un conoscente che, fatalità, qualche settimana prima aveva proprio casualmente suonato con Gianluca senza averlo mai conosciuto o incontrato prima. Ma in quell'occasione Gianluca era andato a suonare la batteria per una serata di prove in sostituzione del loro batterista che stava poco bene, e appunto questo amico consigliò a Manuel, per l'appunto, questo batterista, diceva lui, niente male, visto che sapeva che Manuel con i destasi, o ancora non destasi ufficiali, erano alla ricerca di un batterista. Ciò diede finalmente una svolta decisiva al gruppo, proprio perché era quello che i tre amici avevano tanto bisogno desiderato da tempo, dopo quel lungo periodo cupo di attesa di un nuovo batterista. E quindi è arrivata una nuova linfa vitale ad un terzetto acustico ormai perso nel mare magnum della stasi. Scusami un attimo, Gianluca, prego, vai, perché ogni tanto devo fare, diciamo, ma la cosa che mi interessa, perché. No, perché sai, perché almeno, sai che ti chiedevo, gli spettatori almeno lo sentono, no, perché aspetta, Manu, aspetta tutti, per fortuna che non ci sono telespettatori, Manu, perché sennò a quest'ora col pigiamino. La prossima volta faremo una trasmissione, la prossima volta faremo una trasmissione sulla web TV, così ci vedranno pure il viso in faccia, cosa combiniamo. Di solito a queste ore già dormo, ragazzi. Cioè, io il rock non è solo notte fonda, droga, sesso, rock and roll. Ho tolto gli ultimi tre punti. Scusa, è aspirina con tachipirina. Il rock, togli il sesso, questo. Togli il rock, togli il roll, ti resta più niente. Cioè, mai bene, finita. Adesso ma volevo chiedere questo, volevo fare in serio. Ci spiegherà appunto Rosario un po'. Non lo sento. No, come non mi senti? Volevo dirti, no, dato che ti chiedevo. Destasi o destasi? Stai buono, Rosa, non arriva. No, mi volevo sapere, ma il nome, da che cosa, come è stato scelto, come mai questo nome? E adesso no. Di qualcuno spiegherà. Vai, Manu. Spiego io. Allora, il nome Destasi è stato creato, diciamo, in un periodo dove eravamo fermi, dove eravamo completamente immobili e in una situazione di stallo assurda. Per questo mi è venuto in mente appunto il nome Destasi, che sta a significare la voglia di uscire da una fase ferma, cioè da una stasi. Questo è stato anche un bel modo di ricominciare, anche dopo aver trovato Gianluca, è stato anche un bel modo di ricominciare e di trovare la forza di ricominciare a fare le nostre musiche, a suonare con i nostri amplificatori, a trovare quel sound che avevamo perso naturalmente, sentendoci snaturati totalmente dall'acustico. Destasi però ha anche un altro significato, che poi, come dirà Gianluca sulla storia, lo conoscerete come sta scritto anche nei nostri siti. Destasi ha un altro significato, dicevo, e il significato è quel famoso sassolino, perché tanta gente ci diceva: tanto non farete più nulla, ormai siete morti, i batteristi non se ne trovano, eccetera eccetera. E il significato di Destasi vuole essere anche in dialetto non proprio di Castelfranco, ma delle zone limitrofi, vuole essere un modo per toglierci il sassolino dalla scarpa con questi ragazzi, e sta appunto a significare adesso stai zitto, cioè Destasi. Ho capito. Tutto qui. Insomma, comunque c'è sempre, per questo mi ponevo la domanda, perché c'è sempre dietro a un nome, c'è sempre tutta una storia per questo. E adesso vorrei proprio ascoltare la continuazione della storia a questo punto, da Gianluca. Sì. A questo punto non c'è neanche bisogno che vi spieghi diciamo, i motivi del nome, perché vabbè, lo riassumo un attimo, come appunto potrete trovare. Mi auguro che state andando nella pagina in Facebook dei Destasi e clicchiate mi piace, cioè che vuol dire che veramente vi piace, non vogliamo obbligare nessuno, si sa insomma, vogliamo che siano sinceri i vostri mi piace, e quindi vi ringraziamo se già da adesso ci mettete fra le vostre cose preferite con mi piace, perché vuol dire che appunto abbiamo dei buoni supporter e avrete anche tutte le informazioni in merito. Sì, appunto, come diceva Manu,
il nome De Stasi è nato proprio dalla mente di Manu, tra l'altro, mi va di ribadire, il cantante e chitarrista appunto del gruppo, che aveva in mente questa appunto De Stasi, questa, diciamo così, significante stagnazione. Cosa sto dicendo? Non lo so, beh, ciao ragazzi, io me ne vado a letto. Insomma, facci capire qualche cosa adesso. Non lo so cosa devo fare. Ecco, no, appunto, che significava questo periodo di stasi stagnante, un po' anche, diciamo così, di stagione un po' stagnante, depressiva di musica, di idee, di stile, di testi che non decollavano e non ripartivano mai, che stava attraversando in questa fase di stanchezza il gruppo in queste nebbie padane invernali della provincia trevigiana. Beh, sinceramente, tutte ste nebbie, ragazzi, noi è da anni che non le vediamo, però siccome fa un po' atmosfera, facciamo credere che gli amici vicini e lontani, anche di giù, pensino che qui viviamo nella nebbia, nell'umido sì, nell'umidità sì, anche nel secco, però tutte queste nebbie da anni che noi non le vediamo. Vuoi che sia il cemento, le costruzioni, il cambio del clima, non stiamo qui a tergiversare, per cui. E poi, come appunto diceva Manu, che allora dalla sua mente era partorito questo nome che lui già aveva in mente, non vedeva l'ora di utilizzare, poi per togliersi anche successivamente il sassolino, il famoso sassolino della scarpa, con la espressione un po' veneta della pedemontana, vero Manu, più che altro un po', diciamo. Okay. Sì, più come giustamente ha detto, sì, Manu. Ha detto di Cornuda più o meno, da quelle zone lì. Ti sento malissimo, Manu. Saiuz, tu come li senti? No, sta arrivando, arrivo un po' gracchiante, però vai. Sì, molto male. Vabbè, proseguo io. Sì, sì, vai, vai Manu. Sì. Proseguo io. E quindi, appunto, come diceva Manuel, questo nome Des Tasi, quindi adesso Tasi, detta un po' perché non è proprio castellano, come diceva giustamente Manu, e quindi non è proprio del dialetto di Castelfranco, può pure significare adesso stai zitto. Sempre male, Manu, vi sentiamo. Sempre che arrivate a scala. C'è qualche problema di linea, cade un po' a volte. Sì, mi sono accorto. Allora, se volete magari uscire e rientrare, non so se poi ci mettete in difficoltà. No, siamo a posto, adesso siamo a posto. Ma vi sento sempre gracchianti, a scatti. Bravo, prendiamo bene con il segnale, quindi. Sento male. Tu sai, se vuoi andare a sentire nel sito, intanto io continuo a leggere, dai, così senti un po' anche i De Stasi come li senti. Allora, dicevo De Stasi, che vuol dire adesso stai zitto, oppure adesso taci, adesso sta zitto, insomma, che in questo sorta di dialetto vuol dire un po' quello che i tre amici volevano anche un po' di ripicca fare a coloro che dicevano che erano morti. E poi diciamo che a me, tra l'altro, è capitato personalmente un episodio carino che mi va appunto di raccontare, che, come dicevo anche quei ragazzi, che ad un concerto che abbiamo fatto l'estate scorsa qui nella Castellana, mi è capitato, arrivando appunto a questo concerto, di parlare con uno dei ragazzi che organizzavano, e appunto un terzo significato che si potrebbe attribuire, e qui vedete anche la versatilità del nome stesso, che simboleggia anche molto bene il gruppo, che è anche molto sì, poliedrico, che si presta a varie cose, che è praticamente d'estasi, quindi spostando l'accento tonico e anche mettendo una posta d'estasi. Ma naturalmente non è che noi abbiamo veramente nessuna velleità, ambizione o presunzione di mandare in estasi proprio nessuno ascoltando la nostra musica, ci mancherebbe altro, nulla di così pretenzioso. Vi sento sempre male, ragazzi, sempre gracchianti. Sempre gracchianti. Sì, malissimo. Anche se riaccendere allora. Sì, prova a rifare tutto. Io intanto procedo con la nostra storia e logicamente dicevo nulla di pretenzioso. Beh, addirittura io direi che a questo punto non ci rimane, vista, ripeto, la versatilità di questa parola ad assumere molteplici significati, e questo è anche molto carino, avere un po' di autoironia e di un termine che può appunto cambiare modificandosi anche significato, di fare un giochino infinito di combinazioni anche di accenti, oppure anche di combinazioni stesse fra lettere e sillabe. Magari si può dire anche in altri dialetti o lingue, magari avrà anche significati in altri idiomi, chi lo sa, non lo potremo mai sapere, fateci sapere. Oppure mi viene in mente tipo alla francese, d'estasi, ma davvero in questo caso non avremo proprio velleità ad arrivare un giorno a concerti in terre d'Oltralpe, o alla cinese e giapponese, tutto staccato, d'estasi. Io noto, via dicendo. Vedete, ci sarebbe lo sbizzarrisci. Sei rincoglionito. Oh, sì. Eccoli quello che sta, sento meglio. Naturalmente, come si dovevano sentire, con una bella parolaccia insultante già.
ormai, a questo ormai punto, è andato, basta. Ormai è andato, è andato. Beh, ora vi sentiamo molto meglio, molto meglio. Bene, io vi ricordo appunto che se vi piacciamo, se vi piacciono i Destasi, di andare sempre nella loro pagina Facebook, che è facile da trovare perché con il nome Destasi vi compare subito, che è un gruppo, un artista appunto musicale come categoria, e andate lì, vedete anche le foto, ci sono dei brani caricati, ascoltate quel che volete, non vi preoccupate. Vi chiediamo appunto di mettere mi piace o di diventare anche nostri amici, se vi va ben venga, qualsiasi cosa, vi ringraziamo e vi esorto anche ad andare a visitare il sito, o meglio la pagina MySpace, scusate, oltre a quella Facebook, che è www.myspace.com/destasi_. Io direi di ascoltarci, finalmente siamo arrivati ad un brano della nuova, diciamo così, come si può dire, fase dei Destasi, un brano veramente di quest'ultima stagione, risalente all'anno scorso, quindi suonata sempre dei Destasi di oggi, attuali come i precedenti brani tratti. Scusa dai, se ti interrompo un attimo, Gianluca, il primo pezzo della svolta esattamente, che praticamente partorito sempre dalla mente di Manu e dopo appunto elaborato in sala prove, poi vi racconteremo come, ed è il pezzo del che esatto, basta. Ve la facciamo ascoltare, è Ingenua dei Destasi. Vai Saius con Ingenua. Io non sprecherò per te.
Bene, siete sempre all'ascolto di Science Web Radio, la web radio che risveglia in voi quella coscienza che ormai si è assopita da tanti anni. Siete in compagnia con Gianluca e Saius, il sottoscritto, e come ospiti ci sono i De Stasi, un noto gruppo qui, qua, della provincia. Qua. Siete sempre lì in linea, non siete presenti, spariti. Presenti, perfetto, presenti. Questo è importante. Bene, avevo ascoltato un po', stavo ascoltando Gianluca che faceva un po' il riassunto della vostra storia, no? Che stava, e mi è venuto, soprattutto dopo questo brano, no? Ingenuo, che abbiamo appena ascoltato, mi è venuta in mente una domanda, no? Perché di solito, quando io sono in contatto con, diciamo, con altri gruppi che sento, eccetera, loro fanno tutta la musica rock che cantano in inglese, cioè cantano, usano l'inglese sempre, no? Perché forse come una moda, non lo so. Cioè, e volevo sapere perché voi nei vostri testi, almeno con questi, ne ho ascoltati già due, Alta Età e Ingenua, avete scelto l'italiano. Chi è che mi risponde? Ti rispondo in parte io, Rosario, sono Marco. La risposta più semplice e ovvia è: beh, siamo italiani, perché non cantare in italiano? Perché non far capire, far sentire i nostri testi, far sentire la nostra musica agli italiani e fargli capire cosa vogliamo dire. Seconda cosa, perché comunque l'inglese forse sì è più musicale, però anche l'italiano, con tutte le parole che abbiamo, con una piccola ricerca, secondo me si riesce comunque a avere un ottimo testo, delle ottime canzoni. Quindi credo che sentire le persone che magari capiscono, che sentono realmente il nostro testo, credo sia la cosa più bella. Sì, questo hai perfettamente ragione. Sono persone come me, per esempio, che l'inglese non lo masticano. Cioè, anche noi pochino. Nei gruppi, cioè, non è che non lo digerisco, cioè, ma non lo masticano. Tutte le volte che devo ascoltare un brano in inglese devo andarmi a trovare le parole sul vocabolario per capire. No, scherzi a parte. Comunque, anche questa qui è una di quelle che mi piaceva, che dicevo prima. Bene Gianluca. Sì, siamo contenti. No, veramente, perché non lo so, mi come imprende. Poi ce n'è un'altra che dirò dopo, quell'altra che mi prende. Va bene. Ok. Siamo sempre contenti che ti piacciono, Rosario. No, questo sì. E spero che piacciono anche ai nostri ascoltatori, perché spero anch'io. Sono musiche che devono girare molto, secondo me. Naturalmente non pretendiamo di piacere a tutti, per carità, ognuno c'è libero arbitrio. E soprattutto non è sempre difficile che piacere al primo ascolto, perché comunque la musica. Io ho sempre avuto la sensazione, quando ascolto una canzone per la prima volta, che non è detto che mi piace subito, poi più l'ascolto più mi piace. Ma questo è vero, perfettamente, perché molte volte non riesci a seguire tutte le parole del pezzo anche. E anche perché spesso e volentieri, scusa se continuo, quando una canzone ti piace al primo momento, poi diventa forse un po' banale, un po' noiosa alla fine. Bene, questo è bello. Allora, Gianluca, tu che sei il supervisore di tutto, sei sparito dai Gianluca, dalle frequenze. Noi, no, ciao, il fatto è che ciao. Gianluca, lui non vede noi, ma noi vediamo Luca, cioè Gianluca. Come al solito non si è messo il suo pigiamino con gli orsacchiotti stasera, me ne dispiace, perché è un look molto interessante quando lo vedo. Ho avuto modo di vederlo anch'io. È il capello spettinato in questo momento. Il capello spettinato. Non tramite il web. Gianluca, allora. Ci sei, Gianluca? Oddio, è morto. Gianluca c'è senza audio. Ah, cavolo, stavo parlando da solo. Ecco, il bravo. E io dicevo, che simpatici che mi parlano sopra, mi dicono le parole, io che gli dico. Ma sei un professionista. Ma cosa dici? And so, ladies and gentlemen, www.sciencewebradio.it. This is the Wireside. Sono le 23:02.
Esatto. And so thank you very much for all the people. Ok, ciao ragazzi, vi ringraziamo per essere al nostro ascolto. Vi ricordo la pagina Facebook dei Destasi, mi stavo, c'è la capsula mia partita, con la febbre vengono giù i denti. E la pagina Facebook dei Destasi. Vi ricordo che questa nostra puntata, per chiunque se la fosse persa e naturalmente vuole riascoltarla, vuole segnalarla ad altri amici da ascoltare e quindi poi da divulgare, la potrete trovare questa puntata, come tutte le precedenti puntate di questa trasmissione che va in diretta, nei prossimi giorni a disposizione sul sito appunto www.saiuswebradio.it. Non è un podcast, appunto, come mi diceva Rosario, ma c'è Saiuz, ma è appunto la possibilità di riascoltarlo con il link del player e anche su YouTube. Quindi se volete, se qualcuno se l'è persa o deve andare a letto e non può ascoltare l'ultima mezz'ora, che sicuramente sarà anche abbondante, se la può riascoltare nei prossimi giorni, e noi ve ne saremo molto grati se col passaparola segnalerete anche i Destasi, oltre a Saiuz Web Radio, fra i vostri amici, conoscenti, parenti, e che vengano appunto a mettere mi piace o a far parte dei nostri amici. Direi di ascoltare un altro brano, quindi di non perdere altro tempo per poi proseguire con la storia dei Destasi. Questo quarto brano che andremo ad ascoltare si intitola Sognare Sospeso, ed ecco che qui potrete ascoltare un brano, un pezzo appunto, anche questo cantato ovviamente sempre dal grande Manu, e diciamo che è un brano proveniente sempre da quel periodo vecchio dei Chebra, riadattato quindi con la nuova gestione quando è arrivato Gianluca, cioè sottoscritto, sempre suonato dagli attuali Destasi, per cui potrete sentire non più con la nuova versione dell'ultimo anno, ma con un comunque i Destasi, un vecchio brano ripreso e rifatto con i Destasi intermedi. Bene, Sognare Sospeso con i Destasi, vai Saiuz! Sognare vicino all'incanto, nel posto immerso al centro delle nuvole, come restare in bilico sospeso tra luce ed ombre nel loro cielo. Stare qui, non farmi male, non farmi stare qui, non farmi male, non puoi abbandonarmi così, tra dolce e vero, non puoi dimenticare cos'è la sua identità, non puoi abbandonarmi così, tra dolce e vero.
Bene, cari amici, siete sempre all'ascolto di Saiuz Web Radio e questa sera abbiamo ospiti con noi De Stasi, un gruppo rock dalla provincia di Treviso, di cui stiamo ascoltando appunto i loro pezzi. Questa era Sognare Sospeso, è il quarto brano che stiamo ascoltando dei De Stasi, che sono qui ospiti con noi in diretta web radiofonica. Sono arrivate le ore 23:08 minuti in questo istante, anzi in poco più di questo istante, e ringraziamo i De Stasi, che salutiamo. De Stasi, gruppo di cui faccio parte. Ciao ragazzi, come va dall'altra parte? Tutto bene. Eccoli di nuovo gracchianti come una mezz'oretta fa, mannaggia. Allora dai, ripristinate il collegamento che io intanto vado avanti con la storia, visto che è già tardino e come al solito ci siamo dilungati. Ecco qua, forse vi ora? Ora vi sentiamo molto meglio, bene. Perfetto, abbiamo capito come fare. Avevamo preso sonno. Ok, ah, non era la voce gracchiante, era il notte russare. Sognante. Per me pari sono. Bene, abbiamo ascoltato appunto Sognare Sospeso. Questo era un brano, dicevamo, un po' di passaggio, nel senso che abbiamo sentito un vecchio brano della vecchia guardia dei De Stasi, prima appunto dei Chebra, e ripreso, riadattato nella nuova versione dei De Stasi di mezzo. Proseguendo quindi un po' seriamente, dopo queste ultime divagazioni, giusto anche per allegrarci un po', perché giusto il clima goliardico va sempre bene, e quindi riprendendo, scusate, ragazzi, la febbre... La tachipirina io non so per dove va presa, ma sì, secondo me io lo so dove l'hai presa tu. Sì, lo so che qualcuno di voi maliziosamente dirà chissà da dove l'ha presa la tachipirina il Gian, però so che l'ho presa, ma gli effetti non si sentono, infatti tra poco non vedo l'ora di buttarmi con la storia di De Stasi. Quindi voglio riprendere con l'ingresso appunto di Gianluca. È un po' strano giustamente per me, chi è il prolisso, il complicato, no, il sintetico Gian. Il sintetico Gian, esatto. Non è naturale, se lo metti in lavatrice ti restringe i panni. È liofilizzato. Quindi eravamo arrivati con l'ingresso di Gianluca, del Gian. Certo, per me è un po' strano e mi fa specie parlare in terza persona di me stesso, del gruppo di cui faccio parte, ma va bene così. Quindi dicevo, l'ingresso di Gianluca nel gruppo è stato caratterizzato e funestato da infausti influssi negativi e da un susseguirsi di catastrofici eventi concentratisi sulla stessa persona, per l'appunto il disgraziato Gianluca. E del nuovo ingresso purtroppo non si è potuto godere costantemente e in maniera tranquilla nel tempo. Eh sì, perché proprio nell'estate di quell'anno, del 1000 avanti Cristo, dell'anno del Signore, presero l'anticristo dai capelli lunghi e la barba incolta. No, scherzo, mi sto impaperando perché non mi regge più la testa. Eh sì, dicevo perché alla Lisa Simpson, perché proprio nell'estate di quell'anno, a fine luglio del 2007, da pochi mesi diciamo in attività, che i De Stasi avevano ripreso attività, che quindi i De Stasi cominciavano anche a cavalcare l'onda di un ritrovato entusiasmo musicale, partiti davvero alla grande con enormi risultati già dalle primissime prove, e proprio in poche prove con Gianluca si trovavano veramente bene. Gianluca con loro ovviamente già dalla prima prova mettevano su pezzi, riprendendo i pezzi vecchi e riadattandoli con un nuovo batterista, che non è facile ovviamente, facendoli ascoltare subito via. Due pezzi a prova venivano montati in pochissimo tempo, e quindi praticamente proprio in quell'anno, a fine luglio del 2007, Gianluca purtroppo si ruppe un ginocchio giocando a calcetto, e per il gruppo fu un momento i commenti che si dispiacere. Rosario, che dispiacere, non Rosario, da pregare. E pensati che era in garanzia, ma non ce l'hanno mica cambiato, purtroppo. Purtroppo. Grande Marco, bellissima questa, vedi che le spontaneità, vabbè. E quindi per il gruppo ci fu un altro momento un po' di stasi, nel senso di purtroppo non stasi in quanto stagnante momento depressivo, ma perché dovete star fermo, o almeno senza poter usufruire della presenza del batterista, alle prove perlomeno, per almeno sei mesi, i sei mesi di convalescenza anche più che ebbe Gianluca, cioè sottoscritto. Al rientro dall'infortunio, dopo un estenuante tournée in Alaska con i pompieri, no scusate, stavo divagando,
cercando, no? Anche perché con i ponguini? Con i ponguini, sì. Raga, andate che basta. Io raga, è nuovo buco, eh. Ragazzi, è nuovo buco il pallone, non giocate più, Ma che no, sta veramente, non ce la faccio più, guarda, ce la vuole 39 adesso. Vabbè, era una battuta, quello dire quando si dice rientro dall'infortunio, come nella storia delle zeppe, dopo un estenuante tournée in Alaska con i pinguini, no dai scherzo, perché era per tirarci un po' su dopo questo racconto tetro di sfortuna di Gianluca. Il cammino, e qui ci sta proprio bene visto il ginocchio del già, dei De Stasi pian piano poi riprese, sempre a provare in sala prove e in studio, al fine di preparare un buon numero di, diciamo, canzoni e pezzi, sempre attingendo dal vecchio repertorio col nuovo elemento alla batteria, proprio in tutti i sensi il nuovo elemento, da poter finalmente portare poi questo repertorio alla luce della ribalta per i diversi amici e conoscenti che già da parecchio tempo ormai aspettavano di vedere il gruppo di amici fuori, cioè in giro, in concerto, e quindi con un primo vero e proprio demo per poi andarsi a promuovere e lasciare traccia ufficiale delle proprie fatiche artistiche anche per i locali dove suonare. Ma per vedere finalmente i quattro amici dal vivo bisognerà aspettare ancora parecchio, perché dopo turbolenti e lunghi periodi, diciamo così, di fatiche, fra le varie cose in mezzo ci fu a fine marzo del 2010 Gianluca che si romperà anche l'altro ginocchio. Guarda che non vinci la mucca Carolina, sai, eh? E chi era fuori garanzia? Sì, certo, adesso sì. C'è andato l'autosostitutiva per un po', però mica funzionava bene. No, eh? Era una batteria elettronica. Beh, capita. E per cui mi sono rotto l'altro ginocchio a fine marzo del 2010 e siamo rimasti fermi per altri per più di 6 mesi questa volta. Sì, ma mi tra l'altro Gianluca, a fatica poi, quando sono rientrato dalla convalescenza con i ferri nel ginocchio, abbiamo ripreso a suonare nel 2011 sempre, e quindi abbiamo aspettato poi praticamente fine 2010, ed il 2011, nonostante i ferri appunto nel ginocchio che aveva Gianluca, cioè sottoscritto, e poi tutta un'altra serie di disavventure che sono capitate e mi sono capitate, finalmente il 2011 sarà l'anno di svolta per il gruppo, per i De Stasi, tra concerti, la realizzazione di un tanto sognato ed agognato demo e la produzione di nuovi brani. Io direi di ascoltare la nuova sessione di De Stasi, non chiedere perché, che cavolo state combinando che non vi sento. Allora, aspetta un attimo, dopo tutti sti ferri non è che ti eri assentato per girare il film Robocop per caso? Ecco. Con l'uomo da $1,000,000. Disgraziato. Guardate che io per quell'infortunio, adesso che mi hanno tolti tre mesi fa, sono ancora in convalescenza. Animali. Va bene, dai. Già, tra poco mettiamo il metal detector. Infatti per entrare in sala prove, bip, 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 bip. Ma chi sei? Viaggiare in aereo te fa un casino. Cioè, non passa. Va bene, allora, grazie per l'ilarità. Siamo arrivati al quinto brano, ne abbiamo altri due da ascoltare. Sono le 23 e 16 minuti. Vabbè, ormai io sto... Beh, 39 di febbre, direi che fonde il cervello. Vado un attimo, mi assento perché vi lascio ascoltare in pace. Non chiedere perché dei De Stasi, altro brano della nuova gestione De Stasi, diciamo del nuovo periodo, quindi un brano bello d'impatto. Prego, vai Saiuz con Non chiedere perché De Stasi. Vai! Yuhu! Sarei mai stanco.
bene, cari amici, siete sempre sulle web radio frequenze di Saius Web Radio. Questa è www.saiuswebradio.it o il blog, vi ricordo, www.saiuswebradio.net. Mi raccomando, scriveteci, siamo ancora in diretta con i De Stasi, di cui abbiamo appena ascoltato un altro brano e il quinto, e stiamo volgendo al termine. Sono le 23:22 minuti primi, quindi tra poco, tra pochissimo, ancora un quarto d'ora, 20 minuti, abbiamo altri due brani da ascoltare, di finire anche la storia dei De Stasi, ne avremo ancora un po', e quindi vi raccomandiamo di restare in collegamento con noi, oppure potrete riascoltare questa puntata dopo, tra qualche giorno, a disposizione sul nostro sito. Vi ricordo la pagina dei De Stasi, che è in Facebook con il nome De Stasi, per l'appunto. Se vi piace, andate, supportateli cliccando mi piace, oppure anche in MySpace, o comunque, se voi oltre a MySpace e la pagina Facebook, andate su Google e cliccate il nome digitando De Stasi, e con la ricerca vi comparirà tra i primi nomi. Abbiamo appena ascoltato Non chiedere perché dei De Stasi, altro brano della nuova, diciamo così, linea musicale, quindi del nuovo periodo dei De Stasi, e io direi di andare avanti con la storia, visto l'orario. Quindi, facendo un passo indietro, dicevamo appunto che i De Stasi nel 2011 ebbero, dopo varie disavventure anche col ginocchio di Gianluca, che poi sono io il batterista, varie disavventure per cui sono stati fermi, hanno avuto nel 2011 finalmente l'anno di svolta. E facendo un passo indietro, giusto anche per riprendere quella storia, ad ottobre del 2010 Gianluca viene a sapere di un contest, cioè di un concorso a cui proporrà di partecipare il gruppo, e a febbraio del 2011 appunto finalmente i De Stasi si esibiranno dopo anni per la loro prima volta ufficiale, la loro prima apparizione in pubblico con brani inediti propri cantati in italiano per questo contest. E diciamo che fu un'esperienza davvero entusiasmante, esperienza con tutto il pubblico della serata che si riversò a vedere veramente inaspettatamente proprio questo nuovo gruppo, i De Stasi, riempendo quel piccolo spazio locale a disposizione dove le varie band si esibivano durante le serate del contest, e divertendosi un sacco con la spontaneità a volte appunto anche veramente esilarante del gruppo stesso. E poi da lì fu davvero. Vedo che Saius vuole far parte, vuole entrare a far parte di De Stasi come clown, foca e pallone. Che col pallone in bocca, col pallone in bocca. Più due compari, e sono diventati quattro compari, si sono alleati. Vedo che si trovano bene a sfottere Gianluca. Però bella questo commento, vi fa già capire De Stasi come sono simpatici. Va bene, devo tagliare il prolifico Gian, o meglio il prolisso Gian, e diciamo che fu anche un anno veramente prolifico quel 2011, cioè l'anno scorso appena terminato, perché da lì, da quel febbraio 2011, dalla loro prima ufficiale esibizione, in pochi mesi, come poi spesso accade nella vita, e poi chissà anche per quale strana congiunzione astrale o spinta del fato succedono gli eventi, e accadrà che un'altra svolta per il gruppo li spingerà con entusiasmo, dopo quell'esibizione, ad un'altra esigenza di cambiamento, ad un rinnovamento per poter riuscire a ripetere questa esperienza in pubblico con il ritrovato genio artistico produttivo del cantante e chitarrista Manuel, che dà via ad una nuova fase di ispirazione, in cui Manuel appunto compone, proponendo nuove canzoni da fare, dei nuovi pezzi in pochissime settimane, con un cambio di stile musicale, portando il gruppo stesso ad un rock più incisivo e determinato, più duro e grezzo nella sua espressione, come abbiamo appunto sentito in quest'ultimo brano in particolare. Sì, perché i De Stasi sono davvero incredibili. Ci sono momenti in cui per l'appunto tutto sembra arenarsi, di stasi, come il nome stesso richiama, in cui questi momenti davvero lunghi sembrano interminabili e durano davvero parecchio. E poi grandi e splendidi momenti in cui in una sola volta si risolvono le trame di matasse intessute nelle pieghe dell'animo umano e mai svolte. Oppure ecco che per un periodo, come appunto successe in quel 2011, in quella prima metà del 2011, ogni settimana nasce un pezzo nuovo, dalla mente appunto di Manuel, e poi sviluppato in sala prove con anche il contributo degli altri, e con la spinta di Manu venivano fuori ogni settimana pezzi nuovi, un pezzo ogni settimana ad ogni prova, con l'apporto di tutti. Bene, volevo dire una cosa su questo, potevo fare una domanda?
Certo. Ho alzato la manina, non mi avete visto, ma ho alzato la manina, ve lo giuro. Giuro in giurello, ho alzato la manina. Luca, ce lo possiamo tenere, Rosario? Perché io, certo, Massimo Dacchi. Mi sto obbligando a furvi Belevino qua, cioè, perché sto sempre zitto e bevo. Viene con voi fare, porto a fare la passeggiatina. Sì. No, cioè, stavo pensando, no, perché questa è una domanda che secondo me qualcun altro si può porre, no? O no? Comunque, farò chi mi risponderà, dovete rispondermi in coro, questa. La mia domanda è, cioè, com'è che nascono le vostre canzoni? Perché io sento sempre nominare Manuel. E infatti ti rispondo io. E Gianluca parla. No, praticamente, allora, le canzoni, una bozza nasce sempre, di solito, quando sto a letto, alle 4 di notte ti viene in mente quel riff in testa, quel giro che te lo porti avanti tutta la sera. Magari la mattina tendi anche di buttarlo giù, anche la notte cerchi di buttarlo giù, con tanta felicità dei miei vicini per quello. E poi quando lo porti in sala prove, dimmi già. Bellissima, cioè, questa per la cronaca, perché per la non cronaca. Sei mio vicino di casa, poi vediamo. Appunto. Scusa, questo quando già non è infortunato? Quando già non è infortunato, logicamente. Ah, certo. Va bene, capita una volta ogni sei mesi, però quando capita va bene. No, le canzoni nascono più o meno così, nascono sempre da un riff che ti gira in testa, da una frase, da una musica, da una nota, da un accordo che fai per sbaglio. Nasce sempre tutto così. Poi, logicamente, si porta in sala prova, si porta la bozza e insieme con una linea di cantato improvvisata, e insieme si inizia ad aggiungere pezzo su pezzo, quindi si aggiunge il basso, si aggiunge la batteria, si aggiunge l'assolo di Marco, si aggiunge qualche abbellimento, e alla fine arriva fuori qualche canzone anche bella. Certe vanno anche buttate, perché magari non sono del genere che piace a tutti, o perché magari nascono male, però quelle che nascono bene ci dà molta soddisfazione, soprattutto nell'ultimo periodo. Va bene. No, cioè, giustamente, giusto per capire, perché fino a questo momento tutti i brani che abbiamo ascoltato, eccetto, ti ho detto quelle due che mi piacciono di più, anche quello strumentale mi è piaciuto, per esempio, però ci sono quelle due, Genua e poi l'altra, ok, che dirò. Bene, Gianluca, sì. Volevo dirti una cosa, tu stai andando a leggere, Sì, io infatti volevo ringraziare sui post, sul blog, eccetera. Sì, io volevo ringraziare tutti coloro che ci stanno scrivendo. Grazie. Non vi nomino, perché se volete non vi nominiamo per la privacy, per non mettervi a disagio. Un nome, mica devi dire adesso, dove è nato, adesso quando è nato. Adesso me lo scriverà, sì, logico, quello è vero. Carta d'identità e bancomat. No. E ringraziamo coloro che ci scrivono. Vi esortiamo sempre ad andare nella pagina di Destasi in Facebook, cliccare mi piace se vi piacciamo e se ci volete supportare, anche essere aggiornati o diventare nostri amici, nonché anche su Saius Web Radio, la nostra pagina in Facebook dove ascoltarci. Diciamo anche, caro Saius, che stiamo giungendo al termine, sono le 22, scusate, io sono fissato, le 23.30, perché sono nell'orario di Greenwich, il mio cuore è a Londra, ragazzi. No, tu ti sei ubriacato con la tranquillina. Sono indietro, esatto. Ti sei ubriacato con la tachipirina. E direi che possiamo andare avanti. Abbiamo ascoltato adesso, appunto, cosa abbiamo ascoltato? Non chiedere perché. Io direi di ascoltare un altro pezzo dei Destasi per poi giungere al termine con la storia dei Destasi, in modo che ascoltiamo una canzone che dà proprio il valore del nome del gruppo, perché sentirete anche il nome. Cosa cavolo ho detto non lo so, aspetta che prendo un'aspirina, e direi con questa poi di andare a volgere al termine, visto l'orario, visto che poi comunque noi entro la mezzanotte in ogni caso dobbiamo chiudere, anche molto prima di mezzanotte, perché poi andrà in onda a mezzanotte nel palinsesto l'altra trasmissione, quella mia che appunto registro e che va in onda per tutta la settimana, che è The Rock Band History, dove anche questa settimana parleremo dei Led Zeppelin, altro appuntamento con loro, e ne parleremo ancora perché
che i mitici Led Zeppelin non possono essere trattati in poche puntate, e quindi direi di ascoltare un altro pezzo dei De Stasi che abbiamo ospiti con noi questa sera qui su Science Web Radio. Se siete tutti d'accordo, io manderei proprio la canzone che dà il nome al gruppo e viceversa. Tu no, allora Marco non... allora è in minoranza, allora, no! Sulla... E allora sulla canzone facciamo, togliamo la chitarra, così ascoltiamo solo. Non puoi, è un MP3. Sì, naturalmente, anzi mi riallaccio, ne approfitto del momento di divagazione, e che Saius diceva sente sempre che nomino Manuel, Manuel. Sì, è vero, nomino spesso Manuel perché è lui naturalmente poi il propulsore di tutto, ma è logico che anche gli altri non sono da meno, perché poi Manuel propulsore, non so come mi è venuta, comunque state buoni là, non commentate. Fortuna che non sono un incursore, perché se no a gas, stato... a benzina, è un propulsore a gas, sì. Un percursore, sì, sì. Abbiamo pietato uno che sta morendo, e dicevo appunto perché poi io mi trovo benissimo a suonare con loro musicalmente, ed è veramente un bel feeling che abbiamo avuto fin dal primo momento, perché Manuel per la voce e la chitarra, Piero per il basso, perché lo ricordo sempre, che naturalmente poi basso e batteria, base ritmica vanno di pari passo, però è sempre bello, e naturalmente Marco, perché lui con i suoi assoli ci delizia e ci fa anche ridere ogni tanto. Ci titilla musicalmente. Esatto. C'è qualche bel filmatino sulle nostre, esatto, pagine. Se andate, diciamo, sulla pagina di De Stasi, e naturalmente quando io riprenderò dalle mie dalle mie fatiche, no, dal mio stop fisico della convalescenza, poi vi caricheremo anche quelli nuovi, con le nuove cretinate. Ascoltiamo. Sì, ascoltiamo De Stasi, dei De Stasi, canzone che prende nome dal gruppo stesso, quindi De Stasi, dei De Stasi. Vai! De Stasi. Sogni e notti in cui perdenti potrai nella tua testa il controllo.
Bene, cari amici, siete sempre all'ascolto di Saius Web Radio con i De Stasi, ospiti in diretta della nostra trasmissione qui su www.saiuswebradio.it, che è il nostro sito, oppure www.saiuswebradio.net, che è il nostro blog. Naturalmente questa puntata la trovate anche nelle prossime, diciamo, settimane, giorni, a disposizione sul sito. Sono le 23:37, quasi 38, direi di avvolgere al termine con la storia dei De Stasi, per poi salutarvi e ringraziare tutti coloro che sono stati, scusatemi, mi sto sentendo malissimo perché sto veramente male. Sentite meglio. Non regge bene, più. Sì, è così. È fatto, è finita la dose della tachipirina, è finita. Bene. No, appunto, vi volevo dire, vi volevo dire che da domani, praticamente, perché ormai questa giornata sta volgendo al termine, le canzoni che avete sentito questa sera con dei De Stasi, questi 7 pezzi che sentirete in tutta la durata di questa trasmissione, verranno finalmente pubblicati ufficialmente e mandati in onda qui su Saius Web Radio. Quindi, se sarete collegati anche prossimamente con Saius Web Radio, ascolterete le varie trasmissioni, i programmi e i palinsesti che vanno in onda su Saius Web Radio, vi potrà capitare di ascoltare anche questi bei pezzi, se vi sono appunto piaciuti, dei De Stasi, gruppo che promuoviamo questa sera, dove abbiamo Manuel, cantante e chitarrista, sempre dall'altro capo, da ognuno, eccolo lì. Poi abbiamo Marco, il chitarrista solista. Chi? Esatto, proprio questo. E Piero al basso. Vai, Piero. Voglio aggiungere una cosa importante. Piero. Vasco, a te qua non ti passano. Non l'ho capita. Vasco, non ti passano per Saius. Crepa d'invidia. Aspetta un attimo qua. Non lo so. Questa la devo dire. La devo dire. Vasco. Oh, raga, la devo dire. Per forza. Ah, Vasco. Ah. Beh. Caro Gian, basta dire l'ora. Sì, l'ho letta. Alice, ti ringrazio. Saluto anche Cristiano, il caro Cristiano, un amico mio, caro maestro Cristiano, che ci ha scritto sul blog già da prima, che naturalmente ci è venuto a trovare anche a quel ciao, contest. Cristiano. Ciao. Ciao Cristi, salutano anche i De Stasi, come scusami. Senti, siamo contenti che tu naturalmente sei lì da casa tua, che ci stai ascoltando, ci fa piacere che ci supporti, ti ringraziamo sempre per le belle parole espresse nei nostri confronti, nei miei poi personalmente, anche per le altre varie cose che faccio, oltre a suonare la batteria qui con i De Stasi, le varie attività tra corsi e robe teatrali e non solo, e ti ringrazio per averci iscritto sul blog e per essere tra coloro che ci supportano, e ti mandiamo un gran saluto, un caro saluto. Bene, io direi, cosa dite? Però c'è un'altra cosa che devo dire, Manuel, dici il cantante, no? C'è uno che mi dice, una vostra fan dei De Stasi, ma scusate, non sono veneti De Stasi, e perché il cantante continua a parlare borghese? Sì, è vero, me l'hanno già detto. O perché sono di origini romagnole? Tremalla. Allora Manuel, facci sentire del solito come che parliamo noi altri, sai? Già, solito, hai rotto i maroni, ma... No, del solito parliamo così, non so mica... parli mestieri, che sparo. Cosa ti vuole? Vuole che ti aspetti fuori? Non so, guarda che roba. Beh, diciamo che Areos è più da parte di Treviso di San Biagio. Areos è Treviso. E quindi no, diciamo che Manuel, quando deve fare, diciamo così, no, il simpaticone, ma colui che deve parlare... Il Goldone, che non è il teatro Goldoni, quando deve fare il Goldone, che gli riesce bene perché è simpaticissimo Manu quando si mette, fa, diciamo, l'Emiliano, e devo dire che le nostre voci, abbiamo notato, si assomigliano un po' in fase di registrazione, per cui anzi qualcuno mi ha detto, ma sei tu Manu che sta facendo l'Emiliano, che non capisco chi è dei due che imita l'altro, perché potevo darmi malato, boh, anch'io, ma io sono malato, però sono anch'io. Quindi infatti i De Stasi sono dalla provincia di Treviso, quindi Castelfranco Veneto. Manu, io ti darei la parola invece per promuovere, pubblicizzare, divulgare un tuo, diciamo, oltre che un evento che riguarda i De Stasi, un concerto, il prossimo che abbiamo in programma molto in là, anche per dar tempo al sottoscritto Gianluca, che suona la batteria, di riprendersi e di riprendere anche quei De Stasi, il concerto che faremo, e quindi anche il tuo, diciamo, tuo nel senso che sei un organizzatore di questo evento, di cui se vuoi parlarci poi
poi Saius Web Radio ti darà la possibilità. Sì, sì, sì. Naturalmente non è un nostro concerto, ma è un evento che stiamo creando al Palazzetto dello Sport di Castelfranco Veneto. Se potremo farlo, riusciremo a farlo, manderemo anche in diretta il concerto. Saranno due giorni di concerto, 18-19 di maggio, con 12 gruppi, un'ora ciascuno, e speriamo venga un bel po' di gente, perché ci sarà da divertirsi. Naturalmente suoneremo anche noi, suoneremo il sabato dalle 9:30 alle 10. Poi altri nomi che posso dirvi: ci sono i Jealous Capod, ci sono i Colored Sweet, che sono un gruppo bravissimo dalla provincia, da Udine, che abbiamo sentito in un concerto e ci siamo praticamente innamorati di questo gruppo, molto bravo, da sentire. Poi ci sono altri gruppi di Padova, di Treviso, di gente vicina, comunque tutta roba italiana, tutta roba nostra, genuina, e cerchiamo di fare tutta musica propria e cerchiamo di fare venire un po' di gente, dai. 18-19 maggio. No, 18-19, non era 12... è stata spostata. Scusa. 12-13, hai ragione. Ho guardato prima, ma si vede che ho scritto male. 12-13 maggio. Esatto, quindi è come mi sabato avevi detto. Sabato e domenica. Esatto, sabato 12 maggio e domenica... Dalle 4:30 fino a mezzanotte. Benissimo, quindi sapete che al Palazzetto c'è il Palazzo Live, quindi anche se cercate in Facebook avrete anche la possibilità di accedere a questo evento e anche di iscrivervi se avete una band, a Castelfranco Veneto in provincia di Treviso, sabato 12 e domenica 13 maggio, vi aspettiamo, ci saranno anche appunto, come vi dicevo, i De Stasi, che è il prossimo concerto, comunque esibizione di quell'oretta che faremo quella serata dopo cena. Bene, dopo anzi, tutti i ragguagli che daremo... Gianluca, preparerai un bello spot che manderemo sulla web radio. Infatti è per quello che ho detto che poi è una bellissima iniziativa questa. Sì, ma infatti per questo, come quando riascolterete la trasmissione sentirete che ho detto che appunto Saius Web Radio con la mia persona poi darà la possibilità appunto a Manuel e che è uno degli organizzatori al Palazzo Live di avere spazi di divulgazione, quindi sottinteso negli spot. Scusate la mia ignoranza, Palazzo Live dov'è? A Castelfranco Veneto. Palazzo Live è un'associazione che stiamo tentando di aprire, è al Palazzetto dello Sport di Castelfranco Veneto. Perfetto. È un circolo noi. Castelfranco Veneto, allora. Benissimo. Sì. No, allora, perché non l'avevo capito, non vorrei che non avessero capito anche chi ci ascolta in questo momento. De Stasi, potete salutarlo anche voi, Stefano, caro. Non devo... Ti ho girato altri mail, Gianluca. Ciao, Stefano! O fanne! Esatto, sono le 23:45, andiamo via spediti perché veramente abbiamo... anche ciao alla Marta, povera. Ciao alla Marta, ciao a tutti quanti gli amici che ci stanno ascoltando. Allora, ciao Liz, ciao mamma, ciao papà. Certo. Ciao nonno, ciao nonna. Allora tutti gli amici che ho sparsi, vicini e lontani. Sì, no, quindi ricordiamo, questo è il prossimo appuntamento con i De Stasi e comunque anche con un avvenimento al Palazzetto dello Sport di Castelfranco Veneto, vi ricordo, in provincia di Treviso, sabato 12 maggio e domenica 13 maggio. Bene, concludiamo con la storia dei De Stasi. Appena adesso abbiamo ascoltato De Stasi, che era l'ultimo brano appunto prodotto dai De Stasi l'anno scorso, e risalente quindi alla fase ultima dei De Stasi, con un rock più determinato, grezzo e meno cupo rispetto ai primi, diciamo, pezzi degli anni dei Chebra e dei primi De Stasi. Finisco dicendo che penso che i De Stasi non termineranno mai di sorprendere e di stupirmi, perché musicalmente i quattro hanno un'intesa davvero incredibile ed indescrivibile, come una cosa istintiva, personalmente dico quasi mai provata prima o comunque ritrovata poi in seguito, successivamente anche con altre band con cui ho suonato e suono. Tipo come se questi amici fossero insieme da sempre e suonassero da una vita, cosa peraltro che fin dal primo momento, quindi dalla primissima prova, come dicevo prima, da quella prima volta che Gianluca, cioè io, il sottoscritto alla batteria, è entrato in sala prove e si è seduto a quella batteria per essere testato e per vedere se andava bene, è accaduta questa, diciamo, cosa magica. E pensare che per l'appunto le cose più belle e sorprendenti nascono e vengono fuori proprio quando i quattro amici si ritrovano a suonare improvvisando così, a ruota libera, senza essersi accordati su nulla prima, senza schemi prefissati o cose provate in precedenza, semplicemente ascoltandosi e seguendosi vicendevolmente. Uno parte e tutti gli altri dietro a seguirlo musicalmente, come dei bambini che giocano con gli aquiloni e in cui uno lancia il primo in aria e tutti gli altri dietro al seguito, giocando assieme, e poi magari ad un certo punto uno dei quattro cambia direzione e tutti gli altri, senza perdersi naturalmente, appresso a quello. Questi
Sì, proprio questi sono i Destasi che io fin dall'inizio conosco e di cui mi ero subito innamorato e sono innamorato e che porto e porterò sempre nel cuore ricordando quei bei momenti musicali trascorsi assieme. La sera infatti dopo le prove il ritorno a casa era sempre con un'espressione che sprizzava gioia e piacere da tutti i pori ed è quella alla fin fine l'anima che li tiene uniti e che tiene uniti i gruppi ancora oggi e nonostante magari come un po' tutti i vari gruppi è logico dei momenti di alti e bassi che peraltro fanno comunque parte fisiologicamente della natura degli artisti o anche più in genere della vita umana, sebbene poi molto spesso tutto ciò ci metta a dura prova, alla fin fine ci fa restare sempre uniti finché dura. Il vostro caro Gian vi saluta e vi fa un saluto, una dedica particolare ed estasi con questa frase d'affetto e d'amore. Bene, oh no, cari amici, piangendo, no. Ragazzi, state piangendo? Stanno arrivando gracchianti, senti come gracchiano. Gracchiano, quindi la maledizione dello scorpione che si ripercuote. Sono le 23.48, ragazzi, stiamo rischiando di sforare tutti quanti. Adesso i Destasi ritorneranno all'ascolto. Vi lascio con l'ultimo pezzo che prima si chiama aspetta, Viaggio dei Destasi. Perché l'ultimo? Facciamo un po' di saluti così se lo godono e basta, sì, no? Sì, no, aspetta, ve lo sto presentando poi naturalmente tutti i saluti perché il pezzo dura non poco, 5-6 minuti, quindi dobbiamo chiudere quanto prima. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno ascoltato da tutta Italia e nonché dall'Italia, dal territorio italiano, anche dall'estero, da tutta Europa, America. Questi erano i Destasi che avete ascoltato su Saiuz Web Radio. Vi saluto, sarò breve, vi lascio poi con The Rock Band History che va in onda a mezzanotte e vi ricordo che potete ascoltare questa puntata per chi se la sia persa o vuole riascoltarla sul sito www.saiuzwebradio.it o nel blog www.saiuzwebradio.net in cui potrete scrivere dandoci anche delle vostre impressioni ed un indice di gradimento. Le musiche, le canzoni e i brani dei Destasi li potrete ascoltare finalmente qui su Saiuz Web Radio da partire da domani. Per tutti i prossimi giorni andranno in onda nella programmazione. Lascio la parola a Saiuz e Destasi per i saluti finali che abbiamo proprio gli ultimissimi minuti. Ciao! Benissimo, ti sei preso tutto il tempo tu, allora quindi a questo punto non ti resta che ricordare solamente l'indirizzo email. Chi volesse scrivere a Saiuz Web Radio può farlo mandando un'email a info@saiuz.com. Chi invece vuole scrivere a Gianluca per The Rock Band History e per le band, per gli artisti che volessero contattare Saiuz Web Radio, lo possono fare mandando un'email a gianluca@saiuz.com. Invece per i post del Riccio Incazzato che trovate sul blog, scrivete a riccio.incazzato@saiuz.com. L'ultima parola la lasciamo ai Destasi per il saluto e poi mandiamo il brano, l'ultimo brano, e con una buonanotte e meravigliose giornate per tutti. Vai ragazzi! Grazie Rosario. Beh, noi ci teniamo soprattutto a salutare tutti quelli che ci hanno ascoltato, a salutare te, a ringraziarti per questa occasione che ci hai dato. Speriamo che continui questo programma e che continui il girarsi di band musicali nuove, che non ce ne sono mai abbastanza. E ringraziamo tutti voi all'ascolto, ringraziamo tutti gli amici e tutti quelli che ci supportano ancora, anche in fase difficile, anche in questi momenti. Grazie a tutti ragazzi. Grazie. Ciao e grazie a tutti. Ok, ciao. Allora, ciao. Con Destasi, con Viaggio. Buonanotte, buon proseguimento con i programmi buonanotte. Di Saiuz Web Radio. Viaggio dei Destasi. Ciao. Ciao. Il cielo, luce, vanno piano sulla strada già marcata.
sul mondo. Tra sogno realtà, e mi allontano da te, e mi allontano da te.
orgasmi del tramonto mi offuscano i pensieri e nebbia grigia mi confondo. Grazie per essere stati all'ascolto con noi. E la serata continua con The Rock Band History e i The Stasi li potete trovare nel loro sito della pagina Facebook The Stasi oppure anche in www.myspace.com/The Stasi_. Ciao, buonanotte!